Facciamolo provare a Patrick. Che cosa? Oh! Ehi, 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 ehi! Il burro di ghiande si mangia, Patrick! Ma sì, lo so! Aio! Ne volete un vasetto da portare via? Grazie! Me ne dai un altro, per favore? Mi sono spalmato il burro sulla schiena, ma non ci arrivo! Ho capito, Patrick. Tieni, prendi questi. Grazie, Sandy. Bene, ora tutto è tornato come prima. Vogliamo e questo baccano che cos'è? Vogliamo il burro di ghiande! Vogliamo il burro di ghiande! Vogliamo! Ciao, Sandy. Patrick, cosa sta succedendo? Io voglio altro burro di ghiande. E questa gente cosa vuole? Oh, loro hanno leccato il burro di ghiande sulla mia schiena. E adesso ne vogliono ancora. Oh, mi spiace, ma purtroppo non ne ho abbastanza per tutti. Ma quel burro è l'unica cosa che mio figlio riesce a mangiare. Ecco, dovrò andare ancora a letto con la pancia vuota. Ok, non voglio che rimaniate delusi, quindi vi procurerò altre ghiande. Fare tutti felici con il burro di ghiande mi emoziona, mi scalda tanto il cuore. E visto che adesso c'è moltissima richiesta, ho inventato un modo per aumentare la produzione. SpongeBob mette le ghiande sul nastro trasportatore. Quando arrivano qui entrano nel tubo e alla fine escono così, trasformate in burro. Sandy, il libro di Shalmon dice di non forzare la natura a produrre più di quello che può dare. Tu non ti preoccupare per il mio albero. Pensa piuttosto a portare il burro a quelle persone. Vogliamo il burro di ghiande! Vogliamo il burro di ghiande! Per soddisfare tutti ci vorranno molte più ghiande. Oh, l'albero di Sandy non è in gran forma. Non avremo più niente da raccogliere tra poco. Già, ma l'obiettivo di Sandy è produrre, 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 produrre. Ma se hai un po' di coraggio puoi dirle che non sei d'accordo. Oh no, le ghiande non cadono più. Aspetta, ci penso io. Giù, giù. Patrick, dobbiamo fare qualcosa. Quando vedrà il suo albero, Sandy si arrabbierà. Se non potrò più mangiare il burro di arachidi, mi arrabbierò anch'io. Tranquilli, tranquilli, ce n'è per tutti. Ne preparerò dell'altro. Ricordatevi, se il burro vuoi mangiare, su Sandy puoi contare. Qualcuno mi spiega che cos'è successo! Il tuo albero è molto malato! Ma tranquilla! Ho preparato dell'altro burro di ghiande con quelle rimaste! Se le ghiande sono finite, allora è arrivato il momento di iniettare altro fertilizzante! Sandy, aspetta! Non penso che sia una buona idea! Il ragazzo ha ragione! Avete fatto del male a un albero, ma lui non farebbe mai del male! Odiosa scheggia! È che ero così impegnata a non deludere quelle persone che ho chiesto troppo alla mia quercia e anche ai miei amici. Invece, se tu avessi molti alberi, potresti continuare a servire la tua comunità in modo naturale e sostenibile. Insomma, fa un po' come ti pare, ma questo è un disastro! Grazie, Shalmon! Ma io sono da sola e un albero mi basta! Procederò come avrei dovuto fare fin dall'inizio. Per concimare la mia quercia farò arrivare qualcosa di naturale dal Texas! Bene, il mio lavoro qui è finito. Al momento di tornare dai miei salmoni. Oh, ma è meraviglioso!
Buongiorno e buon gelato, caro signore. Grazie, per un buon gelato è il giorno perfetto. Ottimo, scelga pure. Voglio il vostro gelato più buono, così lo regalo al mio migliore amico SpongeBob. Allora le do la nostra paradisiaca specialità. Tanto SpongeBob non si arrabbia se ne assaggio un pochino. Questo buono è scaduto da 2 anni e ormai non è più valido, mi spiace. Non possiamo accettarlo. E adesso il gelato per SpongeBob. Ascoltatemi bene, io vi ordino di accettare il mio buono. Accettate il buono! Attacco isterico al banco gelati! Accettate il buono! Accettate il buono! Accettate il buono! Ciao, grande sterminatore! Oh no! Non sono il grande sterminatore! Voglio solamente usare questo buono e prendere un gelato! Per darlo al mio migliore amico! Ma è scaduto, vedi? Esattamente come quelli, perché non so in che anno siamo! Ti capisco, io non so in che mondo siamo! Tu sei sveglio o sei babbeo? Rapanelli! Sei un genio! Fammi un po' vedere la testa. Strano, non ho sentito il tuo cervello. Lo so, è che oggi mi è sceso qui sotto. Anche il mio è qui sotto. Dammi il 5! Stretta di mano segreta. Fantastico! Allora neanche tu conosci la stretta di mano segreta. Aspetta, io non so come ti chiami. Già, hai ragione. Può darsi che il tuo buono sia ancora valido. Bisogna leggere le scritte piccole. Non ci riesco, c'è da cavarsi gli occhi. Allora prova con questi 2 bicchieri. Oh, sì, molto meglio. C'è scritto Garbaldi Goop, che però, letto al contrario, diventa Pug Idlagraf, la sfida del re! Vince chi ha i peli più lunghi! Grazie! Ecco, sento che stanno arrivando! Wow! Aio! Dilettante! Guarda e impara! Vediamo se sai fare di meglio! Oh, mamma! Allora ho vinto io! No! Non è detta l'ultima parola! Ta-da! Adesso posso usare il mio buono per un gelato, vero? Non ancora, prima c'è l'incontro di arti marziali! La tua tecnica al fior di latte è davvero notevole, ma non all'altezza della mia mossa stracciatella! La mossa stracciatella servirà solo a farti stracciare da me! Tu non sei un campione, sei molle! Più molle di un semifreddo! Sei un maestro dell'antica arte della sconfitta! Quindi, dammi il gelato! Prima blocca l'attacco granella! Hai combattuto con bravura e coraggio! Acconsenta a onorare il tuo buono! Che bello! Sì! Ecco, un bel cono gelato tutto per te! Tanti auguri, cara Sandy! Tanti auguri a te! Evviva Sandy! Siete i migliori amici acquatici che una scoiattola texana possa desiderare! Torta! Ah!
Tranquilla, ne porto sempre una scorta. No, stavolta no. Karate Omega! Gustate la torta, amici. L'ho preparata apposta per Sandy. Io sono allergico alle noci, ne hai messe nella torta? No, niente noci. Allora, ok. Oh, ma ci sono le nocciole! Cosa? Quindi anche le nocciole sono come le noci. Oh, ma guarda, qui c'è un gelato incustodito! Sarebbe un vero spreco buttarlo nella pattumiera! È meglio che tu vada immediatamente a casa a lavarti. Ma scusi, non ho ancora fatto la prima pausa gelato. Ti darò un'altra possibilità domani. Se non andrà bene neanche quella, purtroppo dovrò licenziarti. E sappi comunque che ti apprezzerò ugualmente. Oh, mi scusi tanto, signore. Pensavo che quello fosse il mio masso. Patrick, questo è il tuo masso. Ti stavo aspettando. Come è andato il tuo primo giorno? Non è andato bene. Non riesco a farne una giusta. Probabilmente domani perderò il mio posto di lavoro. No, povera piccola stella marina. Facciamo così, amico. Domani vengo con te e ti do una mano. Oh, ti ringrazio, simpatico forestiero. Per favore, ripetimi per la 200.000.000esima volta come che funziona. Ti faccio vedere. Se metti le braccia dietro la schiena, sarò io le tue braccia. Oh, capito. Così quando io servirò il gelato, sarò io a servirlo. E quando darò il resto, sarò io a contare. E quando mi pruderà il sedere, no, quello non lo faccio. Ok, sei pronto per la seconda e ultima tua possibilità? Eh? Ora ti mostro come si prepara. I biscotti ripieni di gelato sono la mia specialità. Faccio la prima pausa? No, ancora no. Sai, credo che tu sia ora pronto per la grande prova. Mi raccomando, ragazzo, rilassato, concentrato e cerca, se puoi, di divertirti. Non si preoccupi, signore, sarà una passeggiata. L'ho sempre detto che il lavoro stanca. Sono Billy mangia tutto, puoi mangiarmi in un boccone. Bravo, un ottimo lavoro, novello. Adesso sì che puoi prendere la tua prima pausa. La pausa? Posso quindi mangiare il gelato? Tutto il gelato che ti pare. Ti ringrazio dell'aiuto, amico mio. E adesso possiamo rimpinzarci! Mi piacerebbe molto! Ma se non mi sbrigo farò tardi al lavoro! Sicuro di poter affrontare tutto quel gelato? Sono soletto! Che domanda inutile! Buona fortuna! Nuovo assunto! Oh! Mancano solo 2 minuti alla fine della pausa! Ancora 2 minuti di gelato! Ho il cervello ghiacciato! Cinque miliardi di anni più tardi!
Ah, direi che la prova è andata bene, vero? Oh, tu sei licenziato! Non ha importanza, e poi mi sono scordato che sono intollerante al lattosio. La saluto! Pace, abbracci e gelato in quantità! Cosa desiderate? Buongiorno, come sta, giovane signora? Noi vendiamo del cioccolato. C'è per caso sua mamma in casa? Mamma! Ma insomma, cos'è tutto questo chiasso? Voi siete qui perché non vedete l'ora di sotterrarmi, è vero? Vendono cioccolato. Come? Cioccolato! Cosa che vendono? Vendono il cioccolato! Che cosa? Cioccolato! Ripeti, non riesco a sentirti! Ti ho detto che vendono il cioccolato! Cosa vendono cioccolato? Sì! Il cioccolato! Ricordo quando inventarono il cioccolato tanto tempo fa! Dolce, dolcissimo cioccolato! Però io l'ho sempre odiato! No, ma questo cioccolato, signora, non è da mangiare! È fatto per... Se lei lo strofina sulla pelle, potrà vivere per sempre con sua figlia! No, no! Dite che potrò vivere per sempre? Beh, in questo caso ne prendo uno! Coraggio, Mary Pigrona! Vieni a strofinarmi la pelle con quel cioccolato! Voi mi avete rovinato la vita! Se continueremo a esagerare la verità, fra poco vivremo nel lusso! Che bello, evviva le bugie! Le farà crescere i capelli! È fantastico, mia moglie vorrebbe la barba! Chissà come le tornerà! Bene, allora ne prendo 20! Se lo mangerà tutti i giorni diventerà bellissimo! Appena in tempo! La farà volare! La farà innamorare! Porterà la pace ovunque! Diventerà fortissimo! Le farà dominare il mondo! È la trovata più geniale di tutte. Questo tizio sarà talmente dispiaciuto per noi che ci comprerà tutto il cioccolato. Che cosa posso fare per voi? Salve, ci comprerebbe del cioccolato. Sa, dobbiamo operarci. Davvero, il mondo è piccolo. A voi cos'è successo, ragazzi? Beh, noi abbiamo avuto un trauma cranico e siamo pieni di ferite. Ah, certa gente è fortunata. Io sono nato con le ossa di vetro e la pelle di carta. Tutte le mattine mi rompo le gambe e tutti i pomeriggi mi rompo le braccia. Di notte non dormo perché non riesco a respirare e mi sento soffocare. Oh, oh no! Aio! Presto, aiutiamolo! Attento, mettilo giù delicatamente. Oh, che dolore! Mi fa tanta pena! Mi dica, c'è qualcosa, qualsiasi cosa che possiamo fare per aiutarla? Ci sarebbe una cosa! Come potrete immaginare, devo pagare parcelle mediche altissime, ma fortunatamente sono in grado di mantenermi da solo, vendendo cioccolato! Che bravi ragazzi! Mi fa bene al cuore riuscire a truffare così facilmente e spudoratamente due babbei patentati come quelli! Sì, certo, abbiamo fatto una buona azione. È stato bello aiutare quel poveretto, ma non c'è più nessuno in città a cui vendere barrette di cioccolato. Ammettiamolo, Patrick. Abbiamo fallito. Non è tanto grave. Sarà meglio rinunciare a questo progetto. No, no, non ci faccia del male, innocenti. No, per favore, abbia pietà di noi! Finalmente! È da tutto il giorno che vi sto inseguendo per raggiungervi! E ora che vi ho qui davanti, proprio come volevo io, comprerò il vostro cioccolato! La ringraziamo per il suo sostegno. Stiamo già facendo una vita lussuosa, SpongeBob! Non ancora! Prima dobbiamo spendere tutti i soldi! Sì, ma in che modo pensi di spenderli? Buonasera, signore. Vorrei un tavolo per uno. Spiacenti, il ristorante è stato affittato per una festa privata. Non è possibile, è la mia unica serata da uomo ricco. Chi può permettersi di affittare tutto il ristorante? Oh, sono una coppia di ricchi imprenditori, con due signore. Ditemi, da quanto tempo vi conoscete, care signore? Cosa? Da che
capisco. Cosa ha detto? Che bello, sono buonissimi, nonnina. Quello che diceva basta con le cose da bambini. Aspetta, hai dimenticato di metterti il cappellino della merenda. Ehi, è mio quel cappellino della merenda. Cioè, era il mio cappellino quando ero ancora un bambino. Guarda un po' chi si vede, il mio caro nipote che è diventato adulto. Ciao nonna, vorrei scambiare due chiacchiere da adulti con il signor Patrick. Ma insomma, cosa stai facendo? I biscotti, il latte caldo, il bavaglino, sulla fronte l'impronta del bacetto. Dovevamo comportarci da adulti. No, 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 niente rimproveri, solo coccole sul pancino pieno. Oh, chi è il mio bambino bello? Sono io il bambino bello, sono io il bambino bello. Essere adulti è una noia terribile. Preferisco comportarmi da bambino. E poi io non lo sopporto il jazz. Mio povero Patrick, quasi quasi ti compatisco. Bloccato nella fase incosciente e infantile dei pannolini, con l'impossibilità di godere dei benefici dell'età adulta. Ecco, gli altri sono ancora caldi, tesoro. Oh, grazie, nonna. Benefici, hai detto? Sì, certo, ad esempio. Vediamo un po', del jazz abbiamo già parlato, quindi rimane. Mamma mia, nonna, sono strapieno. Eccone degli altri. Oh, guarda, è già ora di pranzo. In fondo anche gli adulti mangiano, quindi questo me lo pappo io. Non vorrai mangiarti un biscotto per bambini? Che ne dici di un bel pezzo di corallo al vapore? Oh, ma certo! Ottimo! Come morbido! È l'ora della favola! Evviva! L'ora della favola! Evviva! L'ora della favola! Già! Vedrai che ti piacerà. Narra delle avventure di un simpatico folletto di mare. SpongeBob, penso che a te non interessino i libri per bambini. Leggi questo manuale tecnico di amministrazione. Oh, benissimo, nonna. È molto interessante. Nemmeno una figura, come piace a me. Oh, mi sono fatto male al ditino. Non piangere, ora ci penso io. Ma meglio? Un po'. Però mi fa male anche questo altro bacino. Ecco un regalo per consolarti. Che bello! Speriamo che siano altri biscotti! Evviva! Un altro cappellino! No, ti sbagli! È un golfino di lana! L'ho fatto a maglia con tutto il mio amore! No! Non ci sarebbe un regalino anche per me? Oh, stavo quasi per dimenticarlo! Ecco degli oggetti da ufficio, non li ho incartati, ma non ti importa, vero? Caspita, sono già le 3. Per gli adulti è ora di andare a lavorare. Arrivederci, SpongeBob. Invece scommetto che tu vuoi farti un bel pisolino, vero, Patrick? Come mai ti trattieni, SpongeBob? È che non ho fretta, per una volta arriverò in ritardo. No, 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 non se ne parla. Non sarebbe un comportamento da adulti. È vero, allora immagino che sia ora di andare. E in effetti ho molto da fare, cose da adulti, sai com'è. Quindi, a presto, nonna. D'accordo, grazie della visita, SpongeBob. Va bene, direi che ci siamo. Io vado. Torna a trovarmi se hai tempo. È ora di andare nel freddo mondo degli adulti, da solo, senza il golfino. Nonna. Non so quando potrò tornare. Già, sei molto impegnato. È tutto. Shh, si è addormentato. Io vado. Adesso basta fare l'adulto. Voglio ancora i miei biscotti. Voglio il latte. Voglio ancora tanti miei golfini fatti a maglia con amore. Voglio mettere ancora il pannolino. Voglio andare a spasso in canoncina. Voglio fare la nanna stando abbracciato al mio orsacchiotto bello bello. Voglio dondolare sul mio cavalluccio di legno che va forte forte. E voglio tanti bacetti quando mi faccio la pipì al ditino. Adesso
adesso però vorrei tanto mangiare qualcosa. Tranquillo, guarda cosa ho portato. Un paio di rettangoli. Non sono rettangoli qualsiasi, sono barrette di cioccolato. Oh. Bene, adesso non ci resta che farcele bastare per tutta la vita. Ti ringrazio, SpongeBob. Credo proprio che me la papperò subito. Buona. Credo proprio che me la papperò subito. Au! Dove è finita la mia barretta? Deve essermi scivolata. Ma come dove è finita? L'hai appena divorata. Dove è finita? Ho una fame bestiale. Dove è finita? Non la trovo più. Chissà dove può essere finita. Che cosa c'è? L'hai rubata tu, la mia barretta di cioccolata. Ma no, ti sbagli. Io lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Se sei ladro una volta, sarai ladro per sempre. Guarda che te la sei mangiata, questa è la mia. Mi hai rubata l'unica cosa che avevo per sfamarmi. E adesso rimarrò a pancia vuota per sempre. Tieni, Patrick, prendine pure metà della mia. Della tua? Volevi dire della mia? Insomma, la vuoi, sì o no? Non la voglio finché non ammetti che l'hai rubata. Ma questa è la mia barretta, Patrick. Voglio ricordarti che le bugie hanno le braccia corte. Ti sbagli, si dice le gambe corte. Per me è la stessa cosa. Sei un bugiardo. D'accordo, visto il tuo comportamento, me la mangio tutta io. Ti consiglio di non farlo. Stai attento a quello che fai! Fermo! Non farlo! No! No! Sei un pazzo criminale! C'era da aspettarselo visto il modo in cui hai rubato quel palloncino! Ne sei sicuro? Sono stato io o è stata la tua mente criminale a influenzarmi? Non abbastanza! Prima il palloncino, poi la mia cioccolata! Hai perso totalmente il controllo, io... Basta! Sono pronto a fare la spia! Scordatelo, la faccio prima io! Vedremo chi arriva per primo!